Siamo un po' tristi perché siamo in casa. Orestone, che dici? Oh, bella. Sei bello. E come passi la giornata? Bene. E niente, e qui Chi è? stiamo facendo un video. Vuoi salutare? Le vacanze non sono vacanze per tutti. Ci sono molte famiglie con disabilità che in questi giorni di festa si trovano come al solito in estrema difficoltà, ma che in questo periodo in particolare sentono maggiormente la solitudine, perché ovviamente vedono gli altri in famiglia tutti insieme, invece sono costretti a stare da soli perché hanno dei figli, delle sorelle e dei fratelli con gravi problemi comportamentali. Questo rende ancora più infelici le vacanze, così all'indomani dalla Santa Pasqua, avendo la certezza matematica che lunedì in Albis lo avrebbero passato in casa, la professoressa Rita Francese, ricercatrice universitaria, scrittrice e mamma di Oreste, ha dovuto rispondere ai numerosi messaggi da parte di mamme e genitori che hanno avuto la forza di affermare i loro pensieri senza filtri. Ma quali vacanze? Le nostre non dovrebbero mai arrivare. Sarebbe meglio passassero in un istante e così via, sotto un post che voleva essere una denuncia silenziosa alla condizione che vive giornalmente un genitore che deve fare i conti con tutte le difficoltà legate alla solitudine sociale. Sto facendo il piagnucolone. Dimmi. Perché io non ho visto la nuvola e non ho visto il Oh, e sole. cosa ci possiamo fare noi? Comando il tempo io. Arizona sta facendo i capricci perché ha visto una nuvola, però oggi c'è il sole. Io sono una mamma di un ragazzo autistico, ma sono anche una donna, un'imprenditrice. Scrivo libri ed è sempre più difficile pensare solamente di dover affrontare un iter organizzativo qualora volessi partire perché invitata ad un convegno piuttosto che ad un viaggio. Io sarei dovuta essere dall'altra parte del mondo. Non mi pesa da madre prendermi cura di mio figlio, ma non è semplice. La vita scorre e noi siamo solo fantasmi. Allora, perché stai piangendo, dici? Perché? Per una nuvola. Oh, cosa possiamo fare noi con questa nuvola? Dove viviamo noi? E Sul pianeta Terra. cosa ci sta sul pianeta Terra? Ci sono? Ma basta, è solo una stagione delle nuvole. Noi non dobbiamo.